Capitoli 9 e 10 dei Promessi Sposi, i capitoli dedicati alla monaca di Monza. La scena si apre con Renzo, Agnese e Lucia che sbarcano a Monza. Su questa parte devi subito ricordarti che Manzoni vuole sottolineare la distanza che c'è tra la realtà e le aspettative dei personaggi. Per farlo utilizza uno stile particolare, con il quale dipinge in maniera piuttosto dura e aspra sia i personaggi secondari che gli oggetti. Il primo dei personaggi secondari che incontriamo è il padre guardiano. Proprio da lui, infatti, si recano Lucia e Agnese dopo la partenza di Renzo. L'uomo decide di indirizzare le due donne verso quella che chiama la signora. La signora altri non è se non la monaca di Monza, ossia il nostro nuovo personaggio femminile, che viene subito descritta come una bella donna di 25 anni, la cui bellezza però appare abbastanza sfiorita. In questo passaggio Manzoni poi esercita la sua potestà di narratore onnisciente, perché che cosa dice? Dice che piuttosto che narrare l'incontro che Gertrude richiede a tu per tu con Lucia, preferisce narrare la storia di Gertrude, quindi vediamo che cosa succede. Bene, Gertrude, che è ispirata al personaggio storico realmente esistito di Marianna de Leiva, viene cresciuta dal padre per diventare una monaca fin da quando era molto piccola. Questo perché? Perché nel 600, per evitare di suddividere in maniera eccessiva il patrimonio delle famiglie nobiliari, ad ereditare tutto era soltanto il primogenito. Gli altri figli venivano così spesso indirizzati verso la vita monacale, e questo è esattamente ciò che accade a Gertrude. In realtà la bambina, che viene mandata in convento a soli 6 anni, capisce ben presto di non essere adatta a quella vita e quindi scrive al padre cercando in lui conforto e soprattutto sperando di fargli cambiare idea. Ed ecco che ci viene introdotta la figura del principe padre. Il principe padre è severo, austero, ansioso di primeggiare e soprattutto vuole che tutto si svolga essenzialmente come vuole lui. In poche parole, altri non è che un personaggio speculare a quello di sua figlia. Tra i due, durante questi due capitoli, ci sarà uno scontro e chiaramente è Gertrude, quella che è destinata a perdere. Infatti, quando la ragazza ritorna a casa, viene trattata come se avesse oltraggiato la famiglia. E soltanto un paggio si prende cura di lei. Ovviamente lei sviluppa nei suoi confronti una certa simpatia e questo la spinge a scrivergli una lettera. Purtroppo la lettera verrà però intercettata e consegnata al padre, che per punire Gertrude la rinchiuderà in una torre. In questo capitolo, che si chiude così, Manzoni cerca di introdurre tutti gli elementi del romanzo di avventura. Fai bene attenzione però, il narratore non è affatto interessato allo scandalo e neanche al giudizio, è interessato proprio al racconto di questa vicenda che si concluderà nel capitolo successivo. E quindi andiamo avanti, il capitolo successivo vede Gertrude implorare il perdono paterno. E così il principe padre decide di perdonare sua figlia, plasmandola definitivamente, perché la costringe a sottostare al proprio volere. Nelle scene che seguono vediamo quindi Gertrude dover ammettere di essere lì a prendere i voti di propria volontà, e questo accade più volte, instillando così nel lettore la sensazione di pietà, di pena per questo personaggio. Ecco che Gertrude diventa la monaca di Monza, una monaca le cui stanze confinano con le proprietà di Egidio, un uomo di malaffare che tenta in tutti i modi di sedurla. Qui la seduzione avviene, quando Manzoni la racconta, fa in modo di far capire al lettore che Gertrude altro non è che una poverina vittima della vita e degli uomini che riescono sempre ad avere da lei ciò che vogliono. Una novizia però scopre questa relazione, la quale novizia, dopo aver fatto questa scoperta, viene tolta dalla scena, scompare misticamente. Gertrude nel suo cuore capisce e teme che la novizia potrebbe essere morta e quindi inizia una vita piuttosto piena di pene. Ora, quello che devi ricordarti infine di questi due capitoli sono: primo, che Manzoni non esprime nessun tipo di giudizio nei confronti di Gertrude, tutt'al più cerca, come dicevamo prima, di instillare una certa pena nel lettore. Questo perché Gertrude è una vittima diversa dalla Francesca dantesca, che era vittima dell'amore, ella è vittima della vita. Diverso è il discorso per il principe padre, perché nonostante molti critici abbiano voluto sottolineare che questo personaggio altro non fa che mettere in atto una consuetudine, Manzoni comunque lo accusa in un certo modo di mancare di intelligenza, quando non capisce che la regola non si confà affatto alla figlia che gli è toccata in sorte. Il capitolo si conclude qui
quindi con Lucia, che esce piuttosto provata dall'incontro con la monaca di Monza, che le ha fatto domande molto private e personali, e Agnese, che per giustificare questo comportamento e per mostrarsi anche lei una donna esperta del mondo, le dice che i ricchi sono tutti pazzi.